Buongiorno a tutti, siamo qui con Suor Pinuccia Gianola e siamo qui con lei perché vogliamo aiutarci a, in questo Natale in cui siamo tutti chiusi nelle nostre case, nei nostri paesi, nelle nostre città, però tenere un cuore aperto e allargato al mondo, non essere ripiegati e chiusi sui nostri piccoli problemi, ma sentire il mondo dentro di noi. Allora, a te la parola, grazie Pinuccia. Ok, grazie a te Pierluigi. Allora, come diceva già Pierluigi, io sono Suor Pinuccia Gianola e sono una suora di Carità dell'Assunzione e sono a Napoli dal 1990, dopo essere stata tanti anni a Torino. Siamo sette suore a Napoli e siamo nei quartieri del centro storico, in particolare nella zona Forcella, che sicuramente sentite spesso nominare alla televisione, purtroppo. Ma io vorrei cominciare a parlare appunto un po' del primo lockdown, che è stato tosto per tutti e anche per noi. Io in quell'occasione purtroppo ho perso mio fratello e questa cosa non è stata facile da vivere da lontano. Sono stata assalita da alcuni momenti di depressione e sono stata aiutata molto dalla testimonianza di fede e di forza di mia cognata, come mia cognata ha vissuto lei la perdita del marito, con grande fede. E quel lockdown, che è stato un momento difficile per tutti, è venuta fuori anche per noi la fragilità di ciascuna, ma la fragilità è stata anche un grande aiuto a stare in una posizione più vera davanti alle persone, davanti alle paure, agli scoraggiamenti e ai bisogni degli altri. Il bisogno che incontravamo e anche che incontriamo ancora oggi, ogni giorno, ci aiuta a non adagiarci, a non scoraggiarci e a cercare in mille modi per stare davanti e insieme a chi ha bisogno, con le persone ammalate, con chi perde spesso la testa per le troppe preoccupazioni o per la solitudine o per chi è sopraffatto dai bisogni economici, tanti. La vicinanza con queste persone che chiedono aiuto ci ha messo in moto e ci mette in moto sempre. E appena è stato possibile, a giugno, abbiamo avuto la grazia di poter anche ricominciare ad aprire il centro pomeridiano per i ragazzi, tirando fuori cose nuove, iniziative che non avremmo mai pensato prima. Certo, sempre con le dovute cautele, con i molti condizionamenti, e tra l'altro ci hanno costretto anche ad assumere nuovi educatori per poter lavorare a piccoli gruppi. In questi anni di presenza a Napoli abbiamo dovuto fare tanti dei progetti, no, per poter andare avanti, per poter rispondere meglio al bisogno delle famiglie e dei ragazzi. E questo tante volte ci ha appesantito con la burocrazia di questi progetti, insomma, di questi rapporti. A questo si è aggiunta poi la situazione appunto della pandemia, con tutto il fatto delle mascherine, del distanziamento, dei piccoli gruppi con le attività. Ma lì abbiamo visto proprio che il dire di sì alla circostanza, così come si presentava, è sempre per noi è sempre fare l'esperienza di una convenienza, anche se sembra stretta la circostanza, e lo è molto stretta. Ma per esempio il lavorare con i ragazzi a piccoli gruppi, che ci sembrava un di meno, ha reso invece più bello il rapporto con i bambini e con i ragazzi, perché sono venute fuori di più le caratteristiche di ciascuno, i loro talenti, i loro desideri, la loro voglia di vivere. E la circostanza di questa emergenza sanitaria
è stata occasione per noi anche per vivere con più libertà il nostro carisma di vicinanza alle persone, di accompagnamento dei ragazzi secondo il bisogno di ciascuno. E la seconda ondata del Covid, che è stata diversa perché le scuole a Napoli sono state chiuse quasi subito dopo l'avvio. È stata la regione in cui la scuola è stata più chiusa, no? Però ci è stato consentito di continuare le attività pomeridiane con i bambini e con i ragazzi, che al mattino si collegano con gli insegnanti e al pomeriggio vengono da noi, sempre a piccoli gruppi alternati. Però non tutti hanno gli strumenti adeguati per collegarsi, o perché vivono in piccole case con tanti abitanti, i nonni, i fratelli, eccetera, per cui diventa difficile l'attenzione, poter seguire la DAD in un modo un po' tranquillo. Allora, oppure perché non hanno le attrezzature. Allora abbiamo pensato, attrezzato per loro nelle nostre strutture alcune stanze con i tablet, i computer, eccetera, e abbiamo messo a disposizione alcuni educatori per seguirli in modo che i ragazzi potessero seguire le lezioni a distanza con profitto, altrimenti a casa veramente o si presentano in pigiama o dormono o non riescono a fare niente. E naturalmente le famiglie sono state gratissime per questo servizio. E poi voglio dire questo, che a Napoli abbiamo, oltre al centro pomeridiano, che è frequentato normalmente da una cinquantina di ragazzi, abbiamo anche un'altra struttura che si chiama Casa Luisa, dove arrivano una decina di bambini e ragazzi di diverse età, con situazioni particolari. E in queste settimane abbiamo vissuto alcune difficoltà, perché si sono scatenate tra questi ragazzi delle dinamiche strane, difficili da gestire. E io mi sono persa d'animo, mi sono molto scoraggiata, non sapevo da che parte prenderli, andavo avanti a sgridare, sono andata avanti a sgridate per alcuni giorni, e le sgridate naturalmente non facevano che peggiorare la situazione. E ho vissuto un po' da sola questo disagio, no? Ma a un certo punto, parlando con le altre mie sorelle, una di loro si è proposta a venire a Casa Luisa per aiutarci a capire cosa stava succedendo. E questo intervento è stato per me molto importante per aiutarmi a cambiare lo sguardo sui ragazzi e trovare insieme una nuova strada. È stato importante perché è stato toccare con mano che non sono i miei pensieri, i miei sforzi ad aiutarmi, ma è stata una presenza che ci ha fatto vedere di essere amati, io, le mie sorelle, gli educatori, i ragazzi, tutti. Perché Dio si fa vedere sempre in una carne, era Newman, no? Che diceva che non c'è nessuna religione più materialista del cristianesimo. Ecco, noi siamo insieme per questo, per essere testimoni della presenza di Dio con noi, di un amore e di una speranza che investono tutti quelli che lo cercano. Ed è questo veramente l'augurio che faccio a te, Pier, a tutti quanti voi del Centro Culturale e a tutti gli amici, che la presenza di essere testimoni della presenza di Dio con noi, di questo amore, di questa speranza che investono tutti quelli che lo cercano. Io ho finito, con questo vi do gli auguri di un santo Natale a tutti quanti.